Vegan Sì, consigli di alimentazione vegana. Conduce Miriam Madau. Ciao a tutti. Parleremo oggi di come si sta procedendo a grandi passi verso uno standard della carne di origine vegetale. Ne è un esempio interessante l'esperimento innovativo che è stato fatto tra dicembre del 2019 e febbraio del 2020, dove carne vegetale e carne animale sono state posizionate nello stesso reparto. Una strategia per incentivare l'acquisto di prodotti plant-based. Questo esperimento è stato condotto in 60 punti vendita Kroger, il più grande rivenditore di prodotti alimentari negli Stati Uniti, in collaborazione con la Plant-Based Foods Association, che rappresenta l'industria alimentare a base vegetale con più di 170 aziende associate. I risultati dimostrano come le vendite aumentino se la carne vegan è collocata vicino a quella animale e come i consumatori si rendano conto più facilmente delle alternative disponibili. Così, in questo periodo di prova, le vendite delle alternative vegetali alla carne hanno segnato un aumento di in media del 23%. L'esperimento è stato condotto per 12 settimane, posizionando le alternative plant-based alla carne su 3 stand all'interno del reparto carne. In tutto in 60 supermercati del marchio Kroger distribuiti tra Colorado, Indiana e Illinois. Tra i prodotti coinvolti nell'esperimento non ci sono stati solo gli hamburger e le salsicce a marchio Beyond Meat, ma anche Impossible Foods e alimenti di gastronomia a base vegetale, arrosti, seitan e jackfruit. I risultati dimostrano che nella regione del Midwest, dove è in crescita il numero di consumatori flexitariani, che riducono sensibilmente il proprio consumo di carne pur non essendo né vegetariani né vegani, le vendite di carne plant-based sono aumentate del 32% durante questo periodo di prova. Nell'area di Denver, che invece aveva già un'alta concentrazione di consumatori di origine vegetale, il test ha mostrato comunque dei risultati interessanti con un incremento delle vendite di carne vegetale del 13%. Quello che è emerso dai sondaggi correlati a questo studio è che i clienti hanno trovato la carne vegetale proprio dove si aspettavano di trovarla, cioè nel reparto carne. E in più la scelta è stata anche accolta favorevolmente dalla clientela, che si è tendenzialmente dichiarata colpita dalla quantità di referenze plant-based disponibili. I clienti, dice sempre il sondaggio e questo esperimento, hanno sottolineato come in questa modalità fosse più facile acquistare le alternative vegetali alla carne rispetto al solito, quando per esempio vengono tendenzialmente messe in un reparto separato e apposito. Il direttore commerciale della Kroger, Sean Blisler, ha dichiarato che questo test fornisce una ulteriore prova del fatto che le carni di origine vegetale sono passate dalla nicchia al mainstream e che i loro supermercati continuano a registrare una crescita a doppia cifra nelle vendite di questi prodotti. E questo test dimostra anche la fattibilità di spostare le alternative plant-based per raggiungere un numero ancora maggiore di clienti. I risultati di questo breve test sono in linea con quella che effettivamente è ormai una tendenza in atto da diverso tempo, e cioè che i consumatori scelgono sempre di più e con sempre maggiore frequenza le alternative a base vegetale rispetto ai prodotti di origine animale. E questo sia per motivazioni etiche, ma anche perché sono percepite come delle alternative più sane rispetto alla controparte animale. Diciamo che un ruolo anche importante in questo l'ha giocato la pandemia da
Covid-19 che ha consolidato questa tendenza, accelerando lo shift verso le alternative vegetali. Il motivo è legato sia al timore di una connessione tra consumo di carne e coronavirus, sia anche però a una maggiore consapevolezza in generale rispetto alle abitudini del consumo e all'importanza di un cambiamento nel mercato alimentare globale. Anche i dati forniti da Kroger, proprio in occasione di questo test, confermano questa propensione. Da marzo a giugno 2020 sono aumentati di oltre il 50% i clienti che acquistano alternative plant-based alla carne rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E in più risulta che i clienti abbiano fatto questo tipo di acquisti più spesso e in quantità maggiori rispetto a prima. E questo ha portato una crescita delle vendite di oltre il 75% durante il periodo di riferimento. E come ha dichiarato anche Michel Sain, direttore esecutivo della Plant-Based Food Association, dal momento che le vendite di carne vegetale continuano a crescere, con vendite che aumentano ancora più rapidamente rispetto ai livelli pre-pandemici, questa ricerca evidenzia come sia ancora più importante per i rivenditori collocare la carne vegetale nel reparto carni, se vogliono massimizzare le vendite raggiungendo più consumatori possibili. Un'altra cosa interessante, è quella che era già stata ventilata lo scorso anno, nel 2019, la dicitura reparto carni, o macelleria, nei mercati, e nei supermercati. Mouton Toffbeck, fondatore nel Regno Unito della Meatless Farm Company, auspicava già nel 2019 che i negozi di alimentari ridisegnassero i reparti di carne con meno carne di animali e più prodotti di origine vegetale e che il reparto carni venisse ribattezzato come reparto proteine. È vero che è una questione di linguaggio, ma però, cioè, non è solo questo. Beck ha detto in una intervista per MarketWatch che la nostra idea è che si possa entrare in un supermercato e non trovare più il reparto carni, ma il reparto dedicato alle proteine, dove c'è un intero gruppo di proteine, alcune delle quali provengono da animali e molte che invece sono vegetali. L'obiettivo dell'imprenditore è di fare in modo che i prodotti vegetali sostitutivi della carne vengano esposti vicino a quelli a base di carne e che i supermercati presto possano eliminare gradualmente i loro reparti carne a favore dei reparti proteici integrati. Quando già il marchio vegano Beyond Meat ha lanciato il suo Beyond Burger nel 2016, questa società aveva anche invitato i rivenditori a collocarlo nel reparto carne, cosa che alcuni hanno fatto, magari anche in misura diversa, al fine di raggiungere meglio il consumatore target, cioè i mangiatori di prodotti animali e i flexitariani in primis. La continua crescita poi delle alternative proteiche a base vegetale ci sta portando verso un momento dove le zone dedicate alla carne dei supermercati possano diventare proprio la corsia delle proteine. Così invece di rifornire gli scaffali di sola carne animale, questi scaffali includeranno anche prodotti a base vegetale, in modo che i clienti abbiano una grande scelta di proteine tra cui scegliere sia che siano vegani, sia che siano vegetariani, onnivori o flexitariani, proprio come ha dimostrato l'esperimento condotto all'inizio di quest'anno. C'è da dire che si tratta proprio del momento giusto per fare cambiamenti di questo tipo. Tra l'altro è anche significativo che IKEA si muova verso l'impostazione vegetale della carne senza togliere gusto e consistenza classici. Infatti, IKEA conferma proprio l'arrivo delle nuove polpette proteiche in tutti gli store europei a partire dal mese di agosto. Già nel 2019 IKEA dice che ha venduto nel mondo 1 miliardo di polpette di carne in tutti i suoi store, diciamo, su tutto il pianeta. La sua strategia adesso sta cambiando perché l'obiettivo di questa azienda è quello di abbassare sempre di più l'impronta ecologica e entro il 2022
vuole che il 20% dei suoi prodotti alimentari sia solo di origine vegetale. Così, dal 3 agosto di quest'anno saranno in vendita le nuove polpette vegane proteiche al gusto di carne, testate durante il mese di febbraio 2020 in alcuni negozi selezionati. Si chiameranno Vege Tali e Quali, polpette che sono state progettate per apparire e anche dal gusto proprio pari alla carne a cui familiarmente si è abituati, ma sono composte da una combinazione di proteine di piselli, avena, mele e patate. Così si potranno gustare sia al ristorante che anche comprarle surgelate da mangiare poi a casa. Insomma, diciamo che stiamo assistendo al fatto che non si tratta soltanto di una questione di linguaggio, ma di un vero e proprio cambiamento culturale legato all'approccio dell'acquisto. I prodotti vegetali stanno avendo un successo incredibile sul mercato e si pongono proprio come una alternativa di consumo alla carne e prodotti lattiero-caseari e persino con prezzi competitivi, come dimostra la Beyond Meat che negli Stati Uniti vende un burger vegetale a $1,66. È un cambiamento che non si può ignorare e che fortunatamente sta procedendo inesorabilmente secondo le previsioni di inizio anno, secondo cui nel 2040 il 60% della carne sarà coltivata o sostituita da prodotti a base vegetale, di aspetto e sapore indistinguibile dalla carne animale a cui il più accanito carnivoro è abituato, e includendo nel cambiamento di scelta anche i sostituti caseari e sostituti delle attuali uova. Insomma, la strada al vegetale è spianata e modificare il linguaggio legato ai nostri acquisti significa anche interiorizzare il cambiamento che è in atto. E il passaggio da reparto carni a reparto proteine agisce proprio in questo senso. Ed è anche una iniziativa molto interessante per mostrare il prodotto vegetale come una effettiva alternativa di consumo alla, diciamo, referenza di origine animale, giocata sulla pelle delle condizioni aberranti degli animali negli allevamenti, dove a milioni rimangono stipati per tutta la loro breve vita al fine di diventare poi un prodotto da consumare. Quindi, che cos'è che dovrebbe fermare un consumatore dal scegliere, non so, un burger, una polpetta, una fetta similcarne, un tritato plant-based, un affettato vegetale, eccetera, che non solo costa meno della carne, ma che è anche eticamente valido, con un impatto sull'ambiente decisamente minore e con la stessa resa culinaria? Fermiamoci adesso un attimo per la pubblicità. Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org. Radio Dreamland. Share the vision. Rieccoci ed entriamo ora direttamente in cucina con il muscolo di grano. Per nome, aspetto, consistenza e gusto ricorda la carne, però è realizzato con un impasto a base di grano pregiato, di legumi, di olio extravergine di oliva e di sale marino, a cui, a seconda delle forme e preparazioni, sono aggiunte di volta in volta o erbe aromatiche, tipo rosmarino, alloro, menta, origano, oppure in alcuni impasti è presente anche la melanzana o il peperoncino. E il tutto arriva dalla regione Calabria.
Il muscolo di grano è un alimento più completo, per esempio del seitan o del tofu, perché in esso sono presenti tutti gli amminoacidi essenziali e quindi si tratta di un prodotto con un livello proteico molto buono, dato dalla combinazione tra il frumento e i legumi. Possiamo dire che sia un valido sostituto per chi decide di limitare o di abolire dalla propria alimentazione il consumo di carne e di pesce, seguendo un'alimentazione priva di grassi animali e di colesterolo. È perfetto quindi per chi desidera avere un'alimentazione sana e nutriente, però anche allo stesso tempo gustosa e con tutti i sapori tipici e aromatici della cucina mediterranea. Ma da dove deriva questo muscolo di grano? È stato ideato da Enzo Marascio di Isca sullo Ionio già nel 1991. In quanto a causa di alcuni problemi di salute suoi era stato spinto dalla necessità di rivedere la sua alimentazione che aveva seguito fino a quel momento. Lui stesso ha raccontato che fu un medico a parlargli del cibo come medicina e anche a parlargli del seitan in un'epoca in cui quasi non c'erano nemmeno vegetariani. Da lì la esclusione dalla sua alimentazione di grassi saturi, di formaggi e di carne, e quindi lui stesso ha affermato che all'inizio è diventato un erbivoro arrangiandosi con legumi e frumento. E poi proprio da lì lui racconta che ha cominciato tutta una sua ricerca che poi è culminata nella scoperta di questo che denominerà muscolo di grano. Come consigliato dal dottore, lui era partito dal seitan cercando un alimento più completo, però aggiungendo anche i legumi. Poi diciamo che, come racconta lui, la spinta ulteriore è stata l'amore per i due figli, affinché non si sentissero esclusi per via delle scelte alimentari della famiglia. Così si dedicò a una vera e propria sperimentazione di alimenti che potessero sostituire validamente la carne. Iniziò a prepararsi in casa il seitan con l'aiuto anche della moglie, però non lo soddisfava né come gusto né anche come tipo di alimento e di nutrimento, e quindi cominciò a speziare il suo seitan e per renderlo più nutriente aggiunse anche le lenticchie, che per lui erano gustose e gli piacevano. Il risultato non fu subito soddisfacente, ma man mano nella sua cucina si impegnò a migliorare il suo impasto iniziale. Racconta che una mattina, un po' per errore, un po' per caso, l'impasto che aveva lasciato la sera prima sul tavolo della cucina prese una consistenza diversa dal solito e anche un po' particolare, proprio simile a una muscolatura fatta però di grano. Così a quell'impasto nato un po' per caso in casa dedicò poi successive migliorie e inventando anche varie forme e preparazioni, dalle più basiche neutre sotto forma di bistecche a quelle più condite e gustose come rosto, affettati, salumi, salsicce, spezzatino o tritato per sughi. La differenza di gusto rispetto al seitan nei muscoli di grano c'è perché al palato il muscolo di grano ha un sapore più intenso, soprattutto quando gli impasti sono arricchiti di erbe aromatiche, ma anche una consistenza maggiore di quella del seitan. Il risultato è così stato un prodotto con diciamo l'attrattiva della carne per aspetto, consistenza e gusto, ma anche con i pregi di un alimento vegetale. Tra l'altro, dal punto di vista nutrizionale, il muscolo di grano è da considerarsi una preparazione alimentare proteica, perché contiene il 21% di proteine, priva di grassi e di colesterolo, con poche calorie, si tenga conto che 140-150 kcal per 100 grammi, contiene tutti gli aminoacidi essenziali. Inoltre è anche ricco di ferro, di zinco, di potassio, di calcio e di magnesio. La sua produzione di questo inventore, di questo ideatore del muscolo di grano, non è stata poi però su scala industriale. L'azienda è di tipo familiare e lo stesso scopritore ha affermato che l'obiettivo suo non è stato mai quello del guadagno. Infatti sostiene che tanti gli hanno offerto denaro, ma questa scoperta per lui
deve andare a favore dell'umanità, perché si possano trarre dall'agricoltura le proteine nobili. E dice lui stesso: io vorrei che rimanesse di proprietà della gente e non dell'economia. Da qui quindi è nato l'impegno suo a diffondere il più possibile la sua tecnica di questo prodotto innovativo e tradizionale allo stesso tempo. E infatti molte sue composizioni sono tipicamente calabresi, come la rolata piccante o la salsiccia piccante, ma anche gusti neutri da cucinare secondo le proprie esigenze e le combinazioni di ricette e aromi diversi. Tra l'altro, volendo, si può intanto trovare il muscolo di grano nei prodotti nei negozi biologici, oppure anche ordinarlo online. Ma chi volesse può anche cimentarsi in una ricetta per fare a casa il muscolo di grano. È molto semplice, perché bastano un etto 100 g di farina di lenticchie o di piselli, ma volendo si può anche usare farina di lupini o di ceci o di soia. 200 g di farina zero, 300 ml di acqua, un po' di brodo vegetale dove puoi farlo cuocere, e delle erbe aromatiche, quindi a scelta, qualche foglia di alloro, un ciuffetto di rosmarino o volendo anche un po' di alga kombu, o se si desidera anche un po' di curcuma o di zenzero. Come si fa? Si mescolano le farine tra di loro aggiungendo l'acqua nella quantità appunto di 300 ml, impastando bene bene fino a ottenere un panetto omogeneo. Questo panetto va poi lasciato riposare per circa 15 minuti a temperatura ambiente, magari coprendolo anche con un telo di cucina per fare in modo che il glutine si possa rapprendere. Ma se si ha anche un po' più di tempo, lo si può anche lasciarlo riposare tutta la notte. Fatto questo, lo si può avvolgere in un canovaccio bianco pulito, creando quasi una caramella stringendolo ai due estremi, che poi si immergerà nel brodo fatto con verdure e spezie, come abbiamo detto sopra negli ingredienti. Si può mettere poi il sale in questo brodo, oppure si può, volendo, anche utilizzare della salsa di soia. Si lascia cuocere questo panetto avvolto a caramella nel telo a fuoco medio nel brodo per circa 45 minuti e lo si lascia poi raffreddare nella sua stessa acqua di cottura. Così sarà poi pronto per essere utilizzato per le varie ricette più gradite di come si vuole cucinarle. Diciamo che una ricetta che può essere così di esempio per dei gusti estivi è quella di utilizzare o il seitan, il muscolo di grano fatto in casa, tagliato a striscette, oppure quello comprato, le bistecche neutre comprate, fatte appunto a fettine piccole, fatte rosolare in padella con un trito di cipolla o di erba cipollina, prezzemolo, una manciata di capperi, aggiungendo poi a fine rosolatura, quando è bello quasi con la crosticina croccante, il succo di un limone. Il bello è che è un piatto questo veloce, buono, nutriente, da accompagnare poi con verdure crude o salate miste. È molto fresco e molto nutriente. Prima di concludere la trasmissione di oggi, mi piace consigliarvi un articolo che può aiutare a focalizzare meglio quella che si può considerare una ipnosi collettiva sull'uso normale delle membra di esseri viventi e senzienti, cioè della carne, che poi nella sostanza sono del tutto uguali a noi. L'articolo si intitola Storie, storia, storielle e bufali alimentari del patriarcato, dove l'autore Giancarlo Barbadoro espone come la storia che conosciamo non racconta quello che effettivamente è accaduto. Una storia che è artefatta e che coinvolge la conoscenza delle nostre radici sino a compromettere la nostra stessa alimentazione e la nostra salute. Dove illustra Giancarlo che, contrariamente a quanto racconta la cultura del patriarcato, la stessa paleontologia moderna dimostra come i primi ominidi erano vegetariani e che l'alimentazione carnivora è il risultato di un'eredità storica che parte al termine dell'ultima grande glaciazione avvenuta intorno al 12.000 a.C.,
dove bande di violenti iniziarono a dominare il pianeta imponendo la cultura sanguinaria del patriarcato, compresa l'alimentazione carnivora. La tradizione dell'antico sciamanesimo druidico ha una memoria ben precisa di questi eventi, dice Giancarlo, e secondo questa tradizione, nei tempi antichi era esistita sul suolo europeo una grande e progredita civiltà che non contemplava uccisioni di esseri affratellati a noi per cibarsi, perché l'alimentazione era naturalmente a base vegetale. L'articolo completo lo trovate su Shan Newspaper, andando nella sezione di raccolta dentro il giornale e cliccando sulla voce società. Vi ripeto, l'articolo ha il titolo Storia, storielle e bufole alimentari del patriarcato di Giancarlo Barbadoro. Bene, siamo giunti a conclusione anche di questa trasmissione. Vi saluta Miriam Madau e alla prossima!